costruzione dei mercati di Traiano seguì quella del Foro e impose lo sbancamento di un'intera collina, la sella che univa il Quirinale al Campidoglio. Traiano intendeva non solo mettere a disposizione della città un articolato e funzionale sistema commerciale, ma lasciare anche un segno tangibile della sua volontà di rinnovamento urbanistico della capitale. E il grande architetto Apollodoro di Damasco assecondò appieno i propositi imperiali. Questo enorme spazio vuoto era la grande aula dei mercati traianei. Aula che serviva sia a smistare il pubblico che affollava dall'alba al tramonto questi mercati, sia come luogo di incontro per la trattazione degli affari. Quasi una piazza all'aperto. Una ripida scala congiunge questo ambiente con la via Biberatica. Ma vediamo come doveva apparire all'incirca tra il primo e il secondo secolo d.C. Ecco, questo ambiente doveva essere più o meno così. L'ingresso principale doveva aprirsi qui, sul lato nord, dove naturalmente non poteva esserci questo panorama. Forse era una zona occupata da insule. E probabilmente qui vi erano questi oggetti. L'ampia sala occupa l'altezza di due piani. Essa è coperta da un'ardita volta a sei crociere, poggianti su mensoloni di travertino. A pian terreno si aprono sei botteghe per lato. Al piano superiore le taverne si affacciano su un corridoio che le fronteggia. Ma che cosa si vendeva qui? Di tutto, dalle stoffe alle candele, dai datteri di Siria ai gioielli. Ma è una ricostruzione tutto sommato abbastanza fedele? Io direi che è una ricostruzione fedele, anche se in qualche caso noi brancoliamo nel buio e quindi sulla base dei pochi elementi che abbiamo a disposizione la ricostruzione che ne viene fuori è di carattere ideale. Ma direi che sostanzialmente abbiamo dato un quadro concreto, realistico e tutto sommato molto vicino a quella che poteva essere la Roma al tempo dei Cesari. E com'era la Roma al tempo dei Cesari? Che quadro ne viene fuori? Ah, una città splendida, veramente la capitale del mondo e allo stesso tempo una città caotica, affastellata, pericolosa, un po' come la Roma di oggi. La via Biberatica era per eccellenza la strada delle osterie, un punto obbligato di sosta, soprattutto in una giornata afosa, quando il sole a picco ti spingeva a cercare il fresco di una ben fornita mescita di vino. Forse Enzo Salomone, il nostro Cicerone, è andato a bersi un bicchiere di Mulsum, un vino mescolato al miele di cui i romani andavano pazzi. Questa volta non ho preso il Mulsum, ma un passito di Grecia. Superbo. Dentro queste osterie non ci si poteva stare, tanta era la folla. Però non dovete pensare ai romani come ad un popolo di incalliti ubriaconi, anche se Bacco ha un posto d'onore nell'Olimpo nazionale. Sono semplicemente dei buongustai che a tavola, oltretutto, sanno accoppiare magnificamente ogni piatto ad un vino appropriato. E poi la taverna è il luogo ideale per lasciarsi andare a quattro chiacchiere con uno sconosciuto oppure per dare appuntamento ad un amico o ad un'amica. No, ad un'amica no, darebbe troppo nell'occhio.